Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo. Io sono Nicola, sono un infermiere e sono qua per accompagnarti in questo viaggio. Questo viaggio particolare di 4 episodi intitolati per la serie Pasture da Discount. Andremo in 4 discount differenti qua della Versilia, ma che potete trovare anche nelle vostre realtà. E andremo a prendere per ogni discount 4 ingredienti spendendo meno di 5 euro per creare una pastura ogni volta che sarà prêt-à-porter, molto semplice, easy, asciutta, pronta per le vostre pescate. Riusciremo a sconfiggere l'euro? Riusciremo a spendere il meno possibile, rimanere nella cifra e fare comunque dei buoni prodotti? Beh, lo vedrete in questa serie. Partiamo subito per l'avventura. Bene ragazzi, eccoci arrivati ad un altro episodio di Pasture da Discount. Quest'oggi ci recheremo al Tuodì, dopo la pastura dolciosa fatta al Lidl e la pastura formaggiosa fatta al Penny Market. Cosa ci aspetterà quest'oggi al Tuodì? Lo vedremo. Andiamo a fare la spesa e vediamo di rimanere nei 4 ingredienti e nei 5 euro che ci siamo prestabiliti. Andiamo. In questo episodio al Tuodì abbiamo sforato in ogni senso, perché abbiamo speso la bellezza per 5 ingredienti di 7 euro tondi, perché abbiamo aggiunto un ingrediente extra. Abbiamo speso un pochino di più, non mi pensavo che fosse così poco economico, ma è pur vero che questa sarà una delle pasture non più complesse, quanto piuttosto una di quelle che effettivamente negli ingredienti è un pochino più costosa, e sarà una pastura autunno-inverno. Andiamola a vedere a casa, andiamo a prepararla. Come primo ingrediente abbiamo scelto anche in questo caso una base, la farina di grano bramata, che serve per la polenta. Già precotta ci consente di avere una base bella consistente per quello che poi verrà aggiunto dopo alla nostra fantastica pastura. Come secondo ingrediente cominciamo con i semi di girasole, che lasceranno una buona base di nutrimento quando la pastura si sfalderà e verrà eventualmente portata via dalle correnti o spostata dai pesci. Altro seme di cui ci prendi sono ghiotti e che possiamo trovare semplicemente al Tuodì nell'apposita bacheca sono i semi di sesamo. Molto comodi da utilizzare in pesca, anche questi lasciano un'ottima base dopo che la pastura si è sfaldata. Come spezia scegliamo la paprika. Buono il suo potere elegante, ottimo il suo colore, un grande profumo la rende una spezia ottima per le pasture di stampo autunno-inverno. Infine ci siamo concessi un extra per dare un tocco di particolarità alla nostra pastura, un dolcificante al rum, un aroma particolare non molto utilizzato ma che nelle mie occasioni di pesca mi ha sempre dato soddisfazione, quindi perché no? Sforiamo dal budget! Beh ragazzi, eccoci al nostro banco dei tutorial, che questa volta è diventato il banco delle pasture, per la pastura del Tuodì. Benissimo, partiamo subito con l'aggiungere ingredienti. Primo ingrediente, come abbiamo detto, la farina bramata, che l'aggiungiamo in maniera veloce ed easy. Questa è una pastura che, per quanto sia un po' più costosella, la si prepara veramente in maniera veloce. Rispetto alle altre, soprattutto questa pastura, portatevi sempre con voi quando andate sullo spot, come lo dico negli altri video, portatevi la farina bianca, perché può essere ottima per andare a modificare la meccanica qualora questi ingredienti non riuscissero a legare molto bene in pesca. Dico, nelle mie situazioni che utilizzo io spesso ho avuto bisogno di darci un colpetto di farina bianca, però magari nelle vostre non serve. Aggiungiamo il secondo ingrediente, che sono i semi decorticati di girasole, che stanno cadendo fuori perché io li tiro in alto. Ok, saranno anche buoni da mangiare, certo che sono buoni. Terzo ingrediente, molto easy, il nostro sesamo, che io ho conosciuto come ingrediente di pastura grazie all'Orso Veneto, che saluto caramente. Ciao Orso, che ora io quando sto registrando sta allevando gatti, il nostro buon Orso. Terzo ingrediente aggiunto, andiamo a girare un po', guardate che bella come prende forma la nostra pastura. E poi andiamo a dare un colpetto di colore con la paprika. Però leviamo il tappo, perché almeno facciamo molto prima a metterla. Guardate che botta di colore che gli dà la paprika. Ora andremo a mischiare insieme e quando bagneremo ci creerà una pastura molto molto interessante. Il profumo si sente da qua, mi dispiace ragazzi non potervi far sentire quello che è il profumo. Ora sarà un po' un problema, perché andiamo ad aggiungere quello che è il nostro aromatizzante al rum. Per farlo semplicemente lo andiamo a buttare in pastura, ma subito dopo ragazzi mischiate velocemente, perché
altrimenti si asciuga e penetra nelle particelle subito e non ne, diciamo che non ne aromatizza abbastanza. Quindi uno lo mettiamo da parte, uno lo prendiamo subito, quarto ingrediente, quindi come vi dicevo, aroma rum. Mamma mia ragazzi, che profumo! Ok, cercate di spargerlo il più possibile intanto con il primo e lo girate. Ci vediamo quando andiamo a mettere il secondo. Eccoci al secondo. Il primo, come avete visto, l'abbiamo, se non avete visto lo faccio vedere, l'abbiamo girato velocissimamente. Io vi farei sentire ragazzi il profumo che emana da questa pastura rispetto alle altre. Questa, avendo questo componente liquido che comunque è un conservante unico, quindi non fa ammuffire la pastura, dovete girare velocemente per farlo prendere la più pastura possibile. Quando chiudete il sacchetto, chiudetelo bene in maniera tale che, e non riapritelo in maniera tale che non vada via l'odore, perché questo è veramente un profumo eccezionale. Allora, guardate, la granulometria è giusta da mettere magari in un cage. Abbiamo le semi, le sementi, e ragazzi abbiamo un profumo che è esagerato, fra il mais che si mischia con la paprika, che si mischia con il rum, il profumo è eccezionale. Anche questa pastura è pronta, non ci resta che, voilà, imbustarla e ci vediamo in chiusura. La pastura del tuo di ubriaca pesce all'aroma di rum, e che ci abbiamo messo anche la paprika, sì, è pronta. Come vedete, molto semplice, molto easy, pochi ingredienti, poca spesa, tanta resa, una buona pastura per pescare, naturalmente entry level. Ripeto, come sempre in questi video di pasture da discount, queste sono pasture per chi sta iniziando adesso ad approcciarsi alla pesca sportiva e vuole creare le proprie pasture. Pescatori più esperti che stanno guardando questo video sapranno benissimo che si può lavorare molto su quello che è il peso dei vari ingredienti, su quelli che sono la moltitudine dei vari ingredienti, perché di solito una pastura contiene 8, 10, 12, anche 20 ingredienti, nel senso si può andare sempre più sul complesso, e soprattutto lavorare molto sulle meccaniche, che su pasture create in questo modo, e cioè create senza una vera selezione della grammatura specifica dei vari componenti, non sarà una meccanica perfetta. Ecco perché vi dico sempre di portarvi la farina bianca, che è un po' il correttore per le varie meccaniche. Detto questo, comunque io vi ringrazio per aver visto anche questo video, mi raccomando, tutte le vostre interazioni sono importantissime per questo canale, sono gratuite per voi e fondamentali per noi, ma se volete anche fare qualcosa di più, intanto venite su Telegram, gruppo e pagina come Itinerari di Pesca, dove ci scambiamo chiacchiere, ci sono anch'io, insomma ci divertiamo insieme fra pescatori, abbiamo anche qualche anteprima, abbiamo i contest, abbiamo gli buoni sconti dei negozi, tante cose interessanti, e soprattutto potete farlo magari abbonandovi al nostro canale col tasto abbonati qua sotto, oppure con un super grazie, perché no. Detto questo, ci vediamo settimana prossima, scusatemi, mese prossimo, con il prossimo episodio di Pasture da Discount, e niente, un bacione, tante care cose, e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbacci!